Se riuscirete da sobri a farvi delle grasse risate con il quinto capitolo di Scary Movie, vuol dire che o siete depressi, o vi lavate ancora col Topexan, oppure che nutrite un'ossessione a dir poco morbosa per quel che è rimasto dell'ex bimba prodigio Lindsay Lohan e del suo catastrofico compare Charlie Sheen. I don't want to end up all over the internet. I pride myself on keeping a low profile. Eh già, perché chi meglio dei due fenomeni da baraccone poteva scimmiottare l'horror Paranormal Activity in modo così credibile? Charlie, I'm scared. E infatti, la loro fugace apparizione nell'ultimo episodio della saga è talmente allucinante da sembrare una cruda testimonianza filmata sui pericoli delle droghe pesanti. Ma niente paura, perché a parte la decadente presenza dei due VIP tossiconi di Hollywood, Scary Movie 5 è anche a tratti divertente. Ma purtroppo non riesce a raggiungere le vette sublimi di una delle parodie horror più esilaranti degli ultimi anni. Dracula, dal maestro dell'horror Dario Argento. Un risibile omaggio al povero Mario Bava che distilla l'umorismo raffinato di tutti gli Scary Movie messi insieme. Tra cavallette giganti, effetti speciali da Luna Park anni 80 e attori d'avant spettacolo, questa sorprendente commedia burlesque sembra girata nel mini parco giochi tirolese di una bisteccheria sulla Salaria. Carne cotta alla griglia. Una nota speciale vale impagabili attrici in 3D che, svestite a dovere, danno corpo a un mix esplosivo di comicità. Hai visto molte signore eleganti? Se invece volete strozzarvi dalle risate con la bella parodia di un film storico, non perdetevi 11 settembre 1683, l'ultima spassosissima istigazione all'odio religioso-culturale di Renzo Martinelli. Un attacco al cuore dell'Occidente. Pensate che per questa specie di mamma li turchi, quel mattacchione di Martinelli si è beccato ben 4 milioni di euro da Rai Fiction e un bel milioncino dai beni culturali. Che risate! Altro che i tre spicci dati dalla regione Puglia al capolavoro comico del 2010. Iacco, vedrai come sarà facile spaccarti la faccia. Dreamland, un'incredibile parodia melò con il mitologico bodybuilder Franco Columbu. Tieni, se non ho soldi. Ma il futuro ci riserva una sorpresa esilarante. Qui stasera ci divertiamo. Amici di Celebrity Now, diamo il benvenuto a Lori del Santo nel pantheon dei grandi registi di domani. Perché il suo corto The Nightclub, interpretato dalla magica Aida Jespica, lascia un segno indelebile nella comicità mondiale. Pensa, tutti gli occhi puntati su di te. E con queste interpretazioni marziane, Superstar of the Night, vi lasciamo increduli con la musica degli Enigma, una scelta coraggiosa nel 2013, anzi, psicotica, che vi ammazzerà dalle risate. Essere esibizionisti non è un difetto, ma un pregio.